Intanto saluto e ringrazio del suo intervento Attilio Tesser. Buonasera mister. Buonasera a voi, bentrovati. Allora in studio c'è Capitan Angelo D'Angelo che ti saluta. Ciao mister. Ti abbraccio forte Angelo, ciao, buona ciao, serata. Il direttore Lo Schiavo è Marco Festa. Ciao mister. Allora mister, subito per andarci dritti, D'Angelo diceva la Cremonese è tra le favorite del campionato. Ma sì, alla prossima che gioca dopo di noi, non so con chi gioca, sia lo stesso. Anche per me l'Avellino è uno delle favorite del campionato, tranquillo. È così, è così. Senti mister, diplomazia a parte, insomma non siete partiti benissimo a Parma, però almeno personalmente la squadra non è dispiaciuta dopo un avvio un po' difficile. Siete stati sempre attaccati alla partita, è mancato soltanto il gol. Che ne pensi di questo esordio? No, che è stato brutto, veramente brutto e anche inaspettato, perché venivamo da un buon precampionato, da una buona Coppa Italia. Proprio parlo a livello di gioco e poi i risultati spesso sono figli di questo, ma ad esempio abbiamo perso a Bari 2-1, ma giocando bene, creando tantissime situazioni, concedendo molto poco e ci hanno penalizzato tutto, quindi lì ero molto contento. Invece l'altra sera abbiamo giocato veramente non bene, non ci siamo stati, abbiamo giocato veramente, non siamo stati presenti. Secondo tempo c'è stata una reazione caratteriale più che altro, più che tecnico-tattica, e la squadra gioca con il cuore, perché è una squadra stato completamente nuova. Noi sabato, venerdì avevamo 7-8 undicesimi nuovi dentro, però non c'entra nulla. Mi ha trovato l'unica bravura è stata quella di non mollare, di star sempre in partita, e alla fine Moculo ha avuto anche l'occasione poi per pareggiare. L'unica cosa positiva è la volontà e essere stato in partita. La Cremonese degli ex, i pretoriani Moculo e Arini, ci sei tu, insomma un rapporto che rimane comunque vivo con la terra di Irpinia, anche a Cremona. Sì, ho avuto l'opportunità di così, facendo delle scelte, di poter portare questi ragazzi, ne avrei portati anche un terzo, un quarto forse. Chi sono? Quindi, ma no, dai, scherzo, una battuta per il capitano che è vicino, no? E quindi, no. Ha fatto una battuta, no, c'è stata l'occasione, quindi insomma penso di aver portato, ci siano arrivati due giocatori che ci possono dare una mano importante per questa stagione, che noi siamo neopromossa, che abbiamo l'obiettivo della salvezza, al di là di tutte le retoriche, e questo è quello che mi ha chiesto la società inizialmente, e poi è chiaro se dovremo dimostrare di essere bravi e far bene, però adesso siamo agli inizi, era molto importante partire bene per noi, per creare un entusiasmo, per mantenere, per non trovarci subito dopo a rincorrere, perché abbiamo un calendario difficile, quindi dovremmo essere molto bravi domenica contro l'Avellino. Che ne pensi di questo Avellino, di Novellino, mister? Ho detto, per me è una squadra completa, coperta in tutti i ruoli bene, molto strutturata, una squadra esperta, grande fisicità, e quindi penso che sia una squadra che possa far molto bene. Più complessivamente, l'ultima da parte mia, poi ti lascio al capitano, a Marco e al direttore, qual è la tua griglia di favorite in questo campionato di B, se è già possibile tracciarla così all'inizio? Ma è possibile su quello che io chiamo la carta, poi c'è il campo, però è chiaro che i potenziali, di solito ce n'è una che fallisce delle big, ma dopo le altre sono sempre salite. Io penso che il Palermo abbia una struttura globale decisamente superiore a tutti, e questo proprio vediamo anche su tutti i giocatori in giro con la nazionale adesso, la prossima partita, testimonia una bontà di una squadra. Se si calano sulla realtà della Serie B è la squadra indubbiamente più forte. Frosinone è una corazzata, lo era lo scorso anno e si ripropone quest'anno ancora più completa, con l'arrivo di Ciano e qualche altro giocatore importante. Direi queste due su tutte, poi Empoli-Pescara, adesso l'Empoli ha preso Caputo, sta facendo squadra, Empoli-Pescara, e queste penso che possono essere indicate come le squadre base. Io ci aggiungo, perché ci credo fortemente, che da anni è una di quelle squadre che non riesce a salire, il Bari, che l'abbiamo anche affrontato in Coppa Italia, mi ha dato un'ottima impressione, ed è una rosa che fa veramente completa.
Intanto chiedo alla regia di darmi lumi su fino a quando possiamo andare avanti con la trasmissione. C'è anche il post partita del Napoli stasera in programma su 8 Channel 696. Chiedo lumi sull'orario di chiusura. Marco, per il mister. Mister, ciao, buonasera. Innanzitutto ti ringrazio pubblicamente per la disponibilità e anche la Cremonese, che siete stati davvero molto, molto propensi a consentire la tua partecipazione qui. Volevo chiederti una cosa. L'anno scorso, impresa con la Cremonese, l'hai riportata in B dopo tanti anni, più di 10. Così a mente fredda, nel corso della stagione trionfale con la Cremonese, hai avuto modo di ripensare a cosa non è funzionato nel rapporto con l'Avellino? L'esonero poi ti hanno richiamato, hai salvato l'Avellino. Se c'è un rimpianto rispetto alla tua esperienza qui in Irpinia? No, assolutamente. Io sono stato bene ad Avellino, questa è la cosa più importante. Mi sono trovato molto bene sia con la squadra, e penso che D'Angelo lo possa testimoniare, e anche con la gente, soprattutto poi nella seconda parte, quando magari si comincia ad apprezzare e conoscere un po' le persone. Io non ho nulla da rimpiangere, certo il dispiacere di un esonero momentaneo, visto che poi sono stato richiamato, però dico sempre che ognuno è libero di fare quello che vuole e operare le sue scelte. Io non ho nulla, è stata una bella esperienza positiva e me la porto in termini solo costruttivi e positivi. Faccio un'altra domanda: se hai sentito qualcuno della dirigenza in vista di questo incrocio con l'Avellino? E poi tu prima hai fatto una battuta su Angelo D'Angelo, ma Angelo è un calciatore che è fedelissimo ma molto mercato, lo ha cercato il Venezia in passato, forse un pensierino ce l'avete fatto davvero anche voi, no? Ma io stimo molto Angelo, lui lo sa, ho una grande stima sua, l'avrei anche portato, ma non pensavo, ad esempio, che lo scorso anno magari scendesse mai di categoria. Ecco, quest'anno poi ho letto che aveva riconfermato subito, primo, ha fatto 50 anni di contratto, non lo so quanti gialli, e quindi è intoccabile lì. 51 anni di contratto. 51. Lasciamo il mister al capitano, prego, Angelo. Mister, ti saluto. Ti saluto, vabbè, lo dico anche davanti alle telecamere, rispetto alla stima che ho per lei, tanto per salutarla, visto che comunque ci sentiamo spesso telefonicamente. Cosa le devo dire? Siamo avversari questa settimana, quindi lei mi conosce bene, se mi stima e mi rispetta per questo, sa che questa settimana non guardo in faccia a nessuno, quindi ci salutiamo alle 11 e mezza domenica. È così. Purtroppo è così, è il bello del calcio, l'importante è sempre vedere dopo, no? Dopo ci si saluta, perché il calcio, quei 90 minuti siamo avversari, poi tutto il resto si va avanti, sempre e comunque. Sì. Direttore, sì. Vuole interloquire con il mister, direttore dello Schiavo? Sì. No, volevo a parte fare i complimenti al mister per la sua carriera e per quello che ha dimostrato, e che secondo me, se non ci fosse stata quella parentesi infelice di quella... L'interregno di Marcolini, esatto. Forse anche D'Avellino riusciva a fare qualcosa in più di quello che è stato fatto. No, volevo dire tanto a Ministro una domanda. Secondo lui, se anche quest'anno ci sarà, e la Cremonese lo può essere, la sorpresa della squadra neopromossa che arriva direttamente in A? Non lo so, perché adesso è diventato quasi una moda e si pensa che sia sempre tutte situazioni ripetibili. Io ho avuto il piacere e la fortuna di farlo con Novara, da doppio salto, no? dalla Serie C addirittura alla Serie A, e all'epoca erano 3 o 4 squadre, oggi si è un po' allargata questa situazione. Io credo che sia difficile, perché ci sono 5-6 squadre, le 3 retrocesse, quelle 2 che lo scorso anno, in particolar modo il Frosinone, non sono salite, che hanno decisamente qualcosa in più. Poi se gli altri sbagliano tutto può succedere, e poi c'è sempre una squadra mediamente che, diciamo così, non è considerata tra le favorite. Noi vogliamo fare un buon campionato, siamo consapevoli che l'obiettivo primario è la salvezza, poi se questa viene in largo anticipo, ci proviamo a fare il meglio, vediamo.